Ciao ragazze, allora oggi video chiacchiericcio. Come potete leggere dal titolo, anche io ho deciso di girare il video La mia verità per quanto riguarda le collaborazioni, che è sempre, diciamo, un argomento scottante del tubo. Bene, io ovviamente vi parlo del mio percorso e della mia esperienza personale su YouTube. Per chi mi segue da tempo sa che io sono qui su YouTube, diciamo, da 2 anni. E come ogni creator che fa parte di questa piattaforma, viene etichettato da YouTube, diciamo, i tuoi video vengono etichettati ad argomenti. In questo senso, io per YouTube faccio video sotto la categoria Beauty Guru, che ovviamente tutto sono tranne che una beauty guru, cioè ovviamente, però è per farvi capire chi fa parte, diciamo, della mia categoria, cioè tutte le ragazze che fanno video, recensioni prodotti, make-up, tutorial, tutte queste ragazze qua fanno parte di questa categoria e abbiamo la possibilità di collaborare con le aziende. Abbiamo modo, insomma, di provare prodotti nuovi gratuitamente. Bene, a questo no, perché raga, dovete capire che è tipo la 20ª volta che cerco di girare questo video, però mi rendo conto che parlo e passo da un argomento all'altro e non si capisce niente. Comunque, bene, chi fa parte, diciamo, di questa categoria qua ha la possibilità di collaborare con le aziende. Bene, però quello che voglio farvi capire è che non tutti le volte, cioè quasi mai, è l'azienda a contattare la YouTuber, cioè tutte quelle ragazze che non hanno iscrizioni per farvi capire come Clio, come Makeup Delight, la Sindina, Kiss & Makeup, Pepper Chocolate e chi più ne ha più ne metta, che hanno quelle visualizzazioni e quegli iscritti e hanno quelle collaborazioni, in quel caso è più che sicuro che sono le aziende che contattano la YouTuber, ma perché le aziende ovviamente ricercano un vasto numero di iscritti e un vasto numero di visualizzazioni. Quindi in quel caso lì sono le aziende a contattare la YouTuber. Io vi parlo di YouTuber del mio stesso numero di iscritti o per dirvi 10.000, 20.000, 30.000 iscritti che vi assicuro e non sempre si è contattati dall'azienda in questione, cioè quasi mai sei tu magari a contattare l'azienda e a chiedere di poter collaborare, di poter testare i loro prodotti. Io ci tengo a dire che la maggior parte delle collaborazioni che ho ricevuto in questi anni, cioè, sono state quasi tutte cercate da me, eccetto per i siti cinesi, che vi aprirò un'altra parentesi per quanto riguarda i siti cinesi. In particolar modo le aziende di make-up non ti si cacano proprio, cioè le aziende di make-up hanno ormai le collaborazioni a lungo termine con le beauty guru italiane di YouTube. Il resto che non rientra in questa, diciamo, in questa categoria di YouTuber con quel numero di iscritti, con quel numero di visualizzazioni, è la YouTuber che contatta l'azienda e chiede di poter testare i loro prodotti. E non sempre, diciamo, la tua richiesta è ben accetta. Quindi, soprattutto per quanto riguarda le collaborazioni di make-up, sono sempre collaborazioni, ragazze, cercate dalla YouTuber stessa. Cioè, è così. Ma mi ci metto anch'io, insomma, nel discorso per dirvi, io ho collaborato con la JCat e con la Nika Kay e sono stata contattata da loro e sono due aziende di make-up. Ma perché io al Cosmoprof l'anno scorso sono andata con i miei bigliettini da visita e sono andata a ricercare collaborazioni che non prendiamoci in giro, per chi ha un canale YouTube o un blog, il Cosmoprof è una buona opportunità per noi blogger di provare nuovi prodotti o in omaggio. E io quando vado in fiera
cerco collaborazioni, mi gusto la fiera, vado, cerco gli stand, eccetera, eccetera, per collaborazioni, parliamoci chiaramente, non sono, cioè, sarei ipocrita a non dirvi che è così. E quindi sono stata contattata da loro, ma perché io avevo lasciato il mio bigliettino di visita, il mio bigliettino da visita allo stand GKET e Nika Kay. E sono state le uniche aziende di make-up che mi hanno contattato, ma poi per il resto sono tutte aziende che ho contattato io. Per quanto riguarda i siti cinesi, invece, allora, io posso dire di essere stata contattata dopo, dai 2000 iscritti in poi, solo ed esclusivamente dai siti cinesi. Sono stata contattata da Semidress, che ti dà un budget per farvi capire. Semidress a me ha offerto 100 dollari o 200 dollari, non mi ricordo, mi pare 200 dollari. E quindi la collaborazione con Semidress è stata prolungata. Infatti, se ci avete fatto caso, quasi tutti i mesi vi facevo vedere cosa prendevo da Semidress. Una volta che tu hai terminato il tuo budget, non ti si incula più nessuno, la collaborazione è finita. Rose Wholesale pure sono stata contattata da loro e mi continuano a contattare, anche se io comunque parlo male di loro nei miei video, ma perché la roba, raga, non è di qualità, parliamoci chiaramente. Poi Trends Gal pure mi ha contattato ed è un altro sito cinese. Dress Lily mi ha contattato e mi ha offerto sia la collaborazione per quanto riguarda i vestiti, anche la collaborazione per Instagram che mi offrivano 100 dollari che vi ho parlato nel video quando vi ho fatto vedere la roba di Dress Lily. Che poi avevano detto che questa collaborazione doveva essere continuata, ma poi non mi hanno più contattato. Poi non lo so. La sciarpa Mooncat, la sciarpa di Mooncat, sono stata contattata da loro. Comunque, sono io la maggior parte delle collaborazioni che ho ottenuto, diciamo, sono state solo quelle da parte di siti cinesi e determinati siti cinesi, perché i siti cinesi con la roba migliore, come tipo Choice, Shein Side, e Love, Yes For, una roba di quei, sono comunque siti che ti contattano dopo un tot, di iscritti. Non tutti i siti cinesi, per dirvi, vi contattano, perché comunque dovete avere dei determinati requisiti. E questo è quanto, ragazzi. Poi un'altra cosa che vi voglio dire è quando una youtuber, e le ho viste di belle, ragazzi, io mi sono scompisciata, mi dovete credere. C'era un periodo che su Instagram in particolare alcune ragazze postavano foto di pacchetti misteriosi che per la magia del Santo Graal hanno ricevuto a casa ed erano sorprese perché non sapevano che azienda fosse, non sapevano come hanno avuto il loro indirizzo, non sapevano nulla. Ma cosa? Cioè, quando tu ottieni una collaborazione, ci sono aziende che ti chiedono cosa vuoi provare e tu, diciamo, gli dai una piccola lista, poi è a discrezione dell'azienda mandarti quello che tu richiedi. E poi ci sono aziende che ti accettano la collaborazione, ti chiedono i tuoi dati personali e ti spediscono i prodotti. Quindi queste ragazze che hanno fatto questa cosa di postare queste foto di questi pacchetti misteriosi che non sanno come è possibile che questa azienda le ha contattate, non riuscivano a capire la magia, mi hanno contattato e non so quale azienda è. C'è una ragazza che ha fatto anche il video che mostrava, cioè, che io poi mi dispiace perché noto che molte di voi si affezionano davvero tanto a noi youtuber e non si rendono neanche conto quando la youtuber in questione vi prende in giro. C'è una ragazza ha fatto un video dove mostrava questo pacchetto misterioso che si vedeva palesemente un logo
dell'azienda, cioè perché tu quando ricevi i prodotti a casa da un'azienda, l'azienda comunque sia tramite posta che tramite corriere ci mette il logo, nessuna azienda rispettabile vi manda, cioè un pacchetto senza l'intestatario, voglio dire. E sta ragazza nel video mostrava tutta contenta il fatto che non sapeva chi era questa azienda, ma non è vero perché c'era il logo. E proprio mi ha dato fastidio la presa in giro che ha voluto fare al proprio pubblico, perché quella è una presa in giro allucinante. Peggio della famosa crema di Michelinia che vi ho raccontato nel video Spettegules. Cioè, quella vera cioè, veramente il fatto del pacchetto misterioso per me ha battuto tutti. Quindi guardate bene chi seguite, perché ci sono queste cose qui, oppure quando io pubblico le foto delle mie collaborazioni su Instagram, però io vi assicuro che sono comunque collaborazioni che ho cercato io, eccetto per quelle cinesi. Per dirvi, i Full Lips, ho ricevuto i Full Lips, li ho contattati io, li ho visti da Stella Makeup, che è una ragazza che seguo su Instagram. Raga, scusatemi. Oddio, ma stavo morendo. Che fa dei trucchi favolosi, Stella. Avevo visto un suo video, l'oggetto in questione, questo Full Lips, mi aveva incuriosito. Ho detto: vabbè, ci provo, voglio provare questo prodotto. Io ho scritto e l'azienda me l'ha mandato. Cioè, sono comunque collaborazioni che tu ti cerchi, non è che l'azienda ti caca. Pure per dirvi, Instagram è un'altra piattaforma dove poter cercare delle collaborazioni, perché ci sono aziende anche per dirvi americane che seppur l'importante è avere un grosso numero di follower e comunque loro ti spediscono il prodotto. Cioè, oltre a YouTube adesso c'è anche Instagram che dà questa opportunità e anche lì sono rare le collaborazioni. Io sono da un anno che sto su Instagram, ma non ho ricevuto nulla, diciamo, di come vi devo dire, nessuno mi ha contattato e mi ha detto: ho visto le tue foto, mi piacerebbe provare a mandarti delle cose. Assolutamente, questo sia ben chiaro. Quindi, raga, io spero di avervi fatto capire un pochettino come funziona il fatto delle collaborazioni. Vi ripeto, nessuna azienda perché tieni la faccia bella ti contatta e dice: vuoi provare i miei prodotti? Perché la maggior parte delle aziende cosmetiche hanno le proprie collaborazioni prolungate con le beauty guru che voi conoscete bene. L'altra parte di blogger e youtuber che vedete sono tutte quasi sicuramente collaborazioni ricercate, ma no, dalla YouTuber e non perché l'azienda le contatta. E la cosa grave è che la maggior parte delle YouTuber non lo dice, nel senso, voglio capire i siti cinesi, ma quando ti mandano i prodotti cosmetici non è perché tieni una bella faccia o un buon numero di iscritti che l'azienda ti caga a te, ma cioè sei tu che vai a scrivere all'azienda perché sei consapevole che hai visualizzazioni, hai iscritti, perché non provarci? E tante volte ti può andare bene e ti mandano il prodotto, altre volte ti va male. Ragazze, questo è quanto. Io spero di avervi fatto capire un pochettino come funziona. Ovviamente io parlo della mia esperienza, vi ho raccontato delle mie collaborazioni. Le collaborazioni che avete visto, la maggior parte sono state cercate, solo i siti cinesi. Questi siti qua mi hanno contattato, ma perché comunque contattano il mondo questi siti cinesi qua. La collaborazione, per dirvi, di Dress Lily che ti dava i soldi se pubblicavi le foto su Instagram, ma hanno contattato altre decine di ragazze. Io poi ve l'ho detto come funzionava la cosa, pure perché era ridicola la cosa. Cioè, io non pubblico mai foto di vestiti. Sì, pubblico le mie foto di outfit, ma che pubblicavo 5 foto al giorno di robe di Dress Lily, ma che sei sciuta pazza. No, e a me mi avevano proposto questa collaborazione, ho accettato, ma perché mi davano dei soldi.
e ve l'ho detto pure dopo che ho ricevuto i prodotti e vi ho fatto un video apposta. E raga, questo è quanto. Spero di avervi fatto capire un pochettino e occhi aperti, mi raccomando, perché di YouTube che si fanno la bella faccia di YouTuber che si fanno la bella faccia davanti a voi ce ne sono tante, magari davanti alla telecamera sono in un modo e poi sono tutt'altra cosa, quindi badate bene chi seguite, se è sincero o meno nei vostri confronti. Io vi bacio e ci vediamo prestissimo nel prossimo video. Ciao ragazze!